In qualche modo ancora sport, cornice insolita al Museo Archeologico Nazionale per la mostra dedicata alla storia del calcio Napoli, dal racconto del mito quindi a quello dei grandi miti del pallone. Luigi Carbone. Storie, campioni e trofei al Museo Archeologico di Napoli. Accanto a quelli magno-greci e romani, fino al 28 febbraio in mostra ci sono fatiche, gioie, prodezze, cimeli dei miti contemporanei, quelli che hanno orientato gli umori della città nell'ultimo secolo. I calciatori del Napoli, dagli albori, dalle prime formazioni di inizio Novecento alla fondazione della squadra nel 1926, dal secondo dopoguerra alle vittorie recenti e molto recenti. La mostra sulla storia del Napoli si articola in 7 sezioni, ideata per mostrare a tifosi e curiosi memorie mai viste. Raccontiamo questo secolo meraviglioso attraverso emozioni, attraverso oggetti unici. E quindi l'idea è quella di dare qualcosa ai nostri tifosi. Non poteva esserci luogo migliore per ospitare una grande mostra che parla del calcio Napoli, ma che lega inscindibilmente la storia di una società di calcio alla città. Oltre 1000 le rarità e i reperti storici messi a disposizione dall'associazione Momenti Azzurri ed esposti in un percorso di 400 metri quadri al piano terra del Museo Nazionale. Ci sono degli oggetti di culto che possono essere anche gli abbonamenti, che sono veramente l'inizio del secolo, biglietti. Ma poi ci sono quelli che il Presidente diceva, le varianti del ciuccio che lo hanno colpito, perché c'è il ciuccio dalle prime sue apparizioni fino alle versioni più moderne. La mostra è stata realizzata dal Museo e dalla Società Calcio Napoli in collaborazione con Centro di Produzione Rai Napoli, TGR, Rai Tech, Corriere dello Sport e Archivio Fotografico Carbone. L'allestimento è stato progettato dall'architetto Andrea Mandara, parte grafica di Francesca Pavese, testi di Serena Venditto, foto della città di Luciano Ferrara. Sono due città parallele che si uniscono nel momento della gioia. Un'esposizione itinerante che dopo Napoli toccherà altre città. Per il Presidente De Laurentiis è presto però per parlare di nucleo del Museo del Napoli. Il museo va risceneggiato, detto alla presentazione della mostra, ma solo quando ci sarà una sede adeguata.